Goodness, who hits me? What is it? It's a confusion. Someone's called us down in Brazil. They are rich, but we are very poor. Nobody knows what's going on in Brazil. I just wanna play the saxophone in my old jazz band when they took me down in Brazil. I just flew my plane up in the sky free as a bird, but now I've landed in Brazil. Under Coco Rio de Janeiro, see me English dancing samba everywhere. I just flew my plane up in the sky free as a bird, but now I've landed in Brazil. Rio de Janeiro, see the Ninhas dancing samba everywhere. Who said there's nothing we can do? The situation's got us all involved in Brazil. They are rich, but we are very poor. Nobody knows it. What's going on in Brazil? Rio de Janeiro. Face to face with someone just like you, it's the whole trouble. What's going on in Brazil? What's going on in Brazil? Ancora un po' di pazienza, gente. Stiamo aspettando il sassofono. È questione di minuti. Scusate il ritardo, ma non riuscivano a trovare la chiave della cella. No, è la pura verità, dico sul serio. Che ne direste di cominciare con Mississippi Dream? Coraggio, one. Two, three! Incredibile. Ma guarda il viso, e le spalle, e il collo. Mai visto un fenomeno simile. Finalmente l'abbiamo trovato. Adesso, se c'è qualche pezzo che vi piace particolarmente, non avete che da chiedere. Dobbiamo parlarci. Beh, veramente questa non mi pare di conoscerla. Signor Wonder, dobbiamo parlare con lei, è molto urgente. Ok. Pronti? One, one, two, three! Allora, di che
parliamo? Stupefacente. Sì, è così. Lei è il nostro uomo. Io non mi occupo di droghe, filate. Oh, no, ho detto stupefacente, signor Wonder. Noi siamo persone pulite. E siamo venuti fin qui a New Orleans a proporle un affare da $1,000,000. Avete detto $1,000,000? Esatto. Io sono in libertà vigilata per un nodo alla spina dorsale che ho fatto a uno che voleva fregarmi sul resto di $500,000. Denaro. Il denaro, dagli il denaro. Ecco il denaro. Quanti sono? Controlli lei stesso. Sono $50,000. Di che si tratta? Questo non siamo autorizzati a dirglielo. Lo saprà dal nostro capo se verrà con noi a New York. Ma che lei accetti l'incarico o no, questi $50,000 sono i suoi, signor Wonder. Nessuno glieli richiederà indietro. Lo credo. Sarebbe una fatica inutile, infatti. Allora, che ne dice, signor Wonder? Io dico che l'affare puzza, ma... ma che in fondo è una puzza che non mi dispiace. Lascia perdere queste pazzie, Elliot. Solo le rondini fanno quelle cose e devono essere in forma. Ma io sono in gran forma. Guarda questo. Senta, può dirmi dove posso trovare Mr. Vance, Mr. Elliot Vance? Ma mi ha preso il cappello. Ma che cavolo è quel pazzo? Quello lì? Quello è Elliot Vance. Ehi, Mike, ti è piaciuto? Lo potremmo inserire nello spettacolo, magari usando uno spaventapasseri. Allora, che ne dici? Senti, Elliot, qui c'è un tizio che vuole parlare con te, dice che è importante. E chi è? Lo spaventapasseri. Posso parlarci io? Mr. Vance, dovremmo parlarle, è urgente. Urgente? Io non ho fretta. Mr. Vance, neanche se si tratta di $1,000,000 che potrebbe entrare in tasca? Pronto? Ci deve essere un'interferenza. Ho sentito qualcuno che parlava di $1,000,000. Ha capito bene, che lei accetti o no, ci sono $50,000 di anticipo che l'aspettano qua giù. Mr. Vance, mi ascolti? È suo? Era mio. Vede, Mr. Vance, se lei accetta la nostra proposta, potrà smettere di svolazzare su quel giocattolo. Ma a me piace svolazzare. Questo qui è il suo anticipo. E che cosa dovrei fare io per questi spiccioli? Glielo dirà il nostro capo a New York. Non siamo autorizzati a dirle di più, mi dispiace. Non vi aspetterete che io la beva? Beh, sì, visto che ci sono altre 20 buste come questa che l'aspettano. Sì, allora la bevo. Da questa parte, signor Wonder. Senti, il capo? È ancora occupato. È questione di un minuto. Ehi, ragazzi, dite al capoccia di darsi una mossa, io mi sono rotto. Un po' di pazienza, signor Wonder, ci sono dei clienti molto importanti. Ne avrà per poco. Ehi. Ehi che? Come sarebbe i che? La porta. Ah, la porta. Sì, la porta. E le porte sono fatte per essere aperte, non lo sai? Lascia perdere. Bom 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 bom
Di poco, non c'è solo quello di motivo? Senti, ne hai ancora per molto con quel Bob a quattro? Ehi, e voi che dite? È scemo dalla nascita o è per via della portata? Cosa hai detto, Scannagrino? No, no, calmate, un momento. Signor Walden, si può accomodare adesso. Se hai deciso di suicidarti, fatti ritrovare qui quando esco. Anche lei, signor Vance. Anch'io? E che c'entro io con Yogi? Prego. Allora, parliamo del milione. Già. Straordinario. Veramente straordinario. Un ottimo lavoro, ragazzi. Bravi. Potete andare adesso. E grazie. Prego, signori, fate come a casa vostra. Non potete immaginare quale piacere sia per me vedervi qui tutti e due insieme. Prego, accomodatevi. Oh, sono le sue gemelle? Oh, la signora Thatcher. Come se non ne bastasse una. Oh, signori, devo confessarvelo. Siete il capolavoro della nostra organizzazione. Trovarne uno è già difficile. Ma due? In così poco tempo. Beh, lasciatemelo dire. Com'è? Ah, non ho aggettivi per esprimerlo. Che peccato. Mi sarebbe piaciuto sapere com'è. Anche a me. Dunque, cominciamo col dire che i suoi scagnozzi mi hanno parlato di $1,000,000. E anche a me. Voi, signori, siete il risultato di studi estremamente sofisticati e di indagini capillari. Siete la prova vivente dell'inimmaginabile. Sì, ma adesso ci dica del milione. Sì, verrò subito al punto, Mr. Wonder. Ecco, è meglio. La nostra organizzazione è l'unica esistente al mondo che sia specializzata in sosia. Sosia? E allora? Noi ricerchiamo, troviamo e convinciamo individui che sono simili in tutto e per tutto a coloro i quali ce ne facciano richiesta a collaborare con noi. Guardate. Questi sono i gioielli della nostra organizzazione. Incredibile. Ma vero, questi sono i nostri grandi capolavori. La signora Thatcher, il Papa. E questo non ha bisogno di presentazioni. Ah, a proposito, il sosia del presidente era un mediocre attore di Hollywood. Brezhnev, Roosevelt, lo sapete? Noi mandammo i sosia di Roosevelt e di Churchill a Yalta. E i russi mandarono un falso Stalin senza che noi lo sapessimo. È questo che deve aver creato tutti quei casini laggiù. Erano tutti dei sosia perfetti. Sì, ma perché tutto questo? Per potersi trovare in due posti diversi nello stesso momento. Un piccolo passo verso l'ubiquità degli dèi. Ah, ecco. Ma dove li cercate questi sosia? Su tutta la faccia del pianeta Terra. E li convincete tutti col milione? Nel vostro caso, sì. Un momento. Vuol dire che da qualche parte del mondo c'è un poveraccio con una faccia come la sua? Ma sì, signor Vance. Anche uno con la sua. Ah, mi dispiace per lei, ma di Elliot Vance ce n'è uno solo. Ah, naturalmente il nome è un altro. Ma per quanto riguarda il resto, giudichi lei stesso. Ehi, fottutici. Ma se non sapessi di non essere io, direi proprio di essere io. Stessa eleganza, stesso stile. Ah. E adesso mi dica se questo non è lei, Mr. Wonder. Guarda qui, è incredibile. Beh, che ne dite? Sono loro che pagano. Per essere sostituiti 7 giorni in tutto e per tutto. E chi sono? 2 tra gli uomini più ricchi del mondo. 2 cugini.
La dinastia alla quale appartengono rappresenta un autentico impero economico. Vivono in Brasile, a Rio. Ah. Conosce il Brasile? Nota per nota. Sono proprietari di piantagioni di caffè, di tabacco, allevamenti di bestiame per milioni di capi, miniere, cantieri navali, catene di alberghi, supermercati, banche e non so cos'altro ancora. Però deve essere duro tirare avanti così. Allora, posso contare su di voi? Conti, conti. E quando dovremmo attaccare? Subito, domani siamo attesi a Rio. Sta zitto, lascia parlare il capoccia. Ma dico, sei scemo, io non ho aperto bocca. Signori? Oh mio Dio. Che mi prenda un colpo. Porcaccia. I vostri commenti, signori? Devo riconoscere che l'aspetto esteriore è perfetto. Sei d'accordo, cugino? Decisamente. Magari un po' primitivo, non trovi? Mm-hmm. Gentlemen, vorrei presentarvi il signor Greg Wonder e il signor Elliot Barnes. Salve. Mr. Wonder, le presento Antonio Coimbra della Coronia, Iaz Vedo. Ciao, Tony. Tony. Mr. Vance, Bastiano Joao Coimbra della Coronia, Iaz Vedo. Devo dire che ti trovo proprio in gran forma, Basti. Signori, visto che avremo diversi aspetti da chiarire, considerate le ovvie ragioni di riservatezza, mi sono permesso di allestire una piccola colazione nella sala del consiglio. Hai fatto bene. Non sono primitivi, sono animali. Ben detto. No? Che succede? Non ti piace? Oh, deve essere eccellente. L'hai detto. Vuoi un goccio? Perché no? Pigliatelo. Beh, adesso che abbiamo fatto conoscenza, raccontatecela tutta. Questa storia di trovarsi qua invece che là puzza un po' tanto. Non si pagano $2 milioni per niente. Ah, avete dei nemici, eh? Nel mondo degli affari può accadere, sapete com'è? No, non lo so, questo è il primo che faccio. Ebbene sì, abbiamo dei nemici e pericolosi anche. Non c'è pietà nel mondo degli affari. Il migliore amico può diventare il peggior nemico. Beh, ma questo succede anche al biliardo. Io per esempio sono stato aggredito in strada in pieno centro. Un'esperienza allucinante, terribile. Per fortuna la polizia si è trovata a passare di là. Ma come sarebbe? Tu non ti sei difeso? E come potevo? Ero in abito da sera. Con la borsetta. Ho capito. Noi dovremmo farvi da esca per 6 giorni, mentre noi torneremo a Rio il 7° giorno, in tempo per la firma di un certo contratto, il quale contratto fa girare i cocomeri a qualcuno. Qualcuno che vuole impedirvi a qualunque costo di firmare, così? Hai fatto 100. Beh, io non so cosa dire. Devi dire fantastico, io accetto, anzi, noi accettiamo. Tu parla per te. Se tu non accetti, questo affare salta e mandi in bianco anche me. Io non rinuncio a $1 milione per colpa tua, amico. Potremmo conoscere il motivo di tanta perplessità, caro Elliot? Vai. Ti dirò, caro Bastiano, il motivo è che una palla in fronte mi lascerebbe molto, ma molto perplesso. Ah, certamente una minima dose di rischio c'è, ma $1 milione è $1 milione. Io non ci sputerei sopra. Noi infatti non ci sputiamo. Io accetto, anzi noi accettiamo. Un momento. Facciamo così, caro Elliot. $1 milione a ciascuno di voi per sostituirci una settimana, più altro mezzo se riuscite a scoprire e sgominare la concorrenza. Hai sentito? Un altro mezzo milione per far fuori la concorrenza? Accettiamo. Sì, è una proposta onesta. Oh, scusami, cugino. Vorrei dare un suggerimento a tutti e due, se voi permettete. Siamo un solo orecchio. Siate quello che siete, a ruota libera. In altre parole, non tentate in nessun modo di imitarci. Il vostro temperamento è così meravigliosamente spontaneo che sarebbe assurdo cercare di arginarlo. La somiglianza è tale che nessuno oserà sospettare la realtà. Questi 7 giorni
resteranno nella nostra vita come una folle parentesi che nessuno al mondo riuscirà mai a spiegarsi. Tu non credi? Ah, queste parentesi. Sì. Sai una cosa, Tony? Sei un paraculaccio. Culaccio? Sì. Un dritto, un simpaticone. Oh, grazie. Ha preparato i documenti per questi due signori? Sì, certo, eccoli. Posso suggerirle di cambiare la sua pettinatura, caro Elio? Ma... niente da fare, cambia la tua. Lo sapevi che siamo soli a bordo? Ah. Perché quest'aereo è vuoto? È stato riservato interamente per voi, signori. Credevo lo sapeste. Lui è un po' distratto. Sì, scusatemi. Gradiscono un drink? Sì, certo. Grazie. Grazie. Ehi, che dice la Bibbia? Dunque, Angel Duarte, il nostro segretario personale, scrupoloso e solerte, ha l'aria di rompiballe. Già, e questo? Bernardo, il maggiordomo. Nadigno e Vinicio, gli scoffeurs. Gli scoff chi? Gli autisti. E di autisti? Zeffa la cuoca. Ah, Zeffa è simpatica. Aiutanti cuochi, camerieri di sopra, camerieri di sotto, valletti, medici di guardia, stallieri, fattorini, eccetera, eccetera. È un esercito. È incredibile. E questa bomba chi è? Donna Olimpia Chavez di Altamirano. Marchesa di bla 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 bla, contessa di bla bla bla, tenera amica di Bastiano Joao. Stai a sentire. Da anni intrattengono esclusivamente rapporti di natura platonica. Platonica? E che vuol dire platonica? Platonica. Ah. Donna Olimpia ama Proust, Baudelaire e Whitman. Impazzisce per Thomas Mann, Beckett e Joyce. Ah, è una bella baldraccona. Come la vedo, gliene dico quattro. La sua relazione con Bastiano Joao è molto chiacchierata nell'alta società. Lo credo, con tutte quelle corna che ti ritrovi. Questo lo vedremo. Tu sei sposato? Chi, io? Ma che sei scemo? Non tu come tu, tu come Antonio. Ah, io come Antonio? Che diavolo ne so? Vediamo un po'. Ok. E chi è questo zombie? Dottor professor Albert von Eisenburg, maggiore luminare di psicanalisi del Sud America. È l'analista di Antonio. E che mi analizza? Il cervello. Antonio Coimbra è scapolo e senza legami sentimentali. Il suo unico amico e confidente è il professor von Eisenburg. Due sedute settimanali, $15,000 al mese. Bello amico. Nella vita è così. La gente ricca è sempre sola. Questi sono i problemi dei ricchi. Ma se noi non somigliavamo a quei due, io sarei ancora tra le nuvole e tu saresti ancora a frugare nelle immondizie. Sbaglio o hai messo su qualche chilo? Lo so, sto diventando un bidone. Ah, dovresti fare un po' di footing, così. Sì, dovrei. Eccoli là. Guarda che c'è. Ma che cosa gli è successo ai padroni? Nadigno! Vi siete perso qualcosa? No, signore. Allora datevi una raddrizzata e prendete il bagaglio. Sì, signore. Ehi, ci abbiamo la Rolls Royce. Salta su, che guido io. Voglio vedere come va questo bidone. Ma scusi, lei non sa guidare, signore. Già. Beh, ora che impari. Accuccia dietro. Scelgo dietro anch'io? Se non te la vuoi fare a piedi. Io no. Thank you.
Credevo che Coimbra avessero paura della velocità. Si vede che la paura di essere fatti a pezzi è più forte. Però, mica male la stamberga. È vero, è un po' più grande della mia cella. Bentornati, signori. Grazie, Angel. Ciao, vecchio. Novità, Bernardo? Nessuna, signore. Niente nuove, buone nuove, diceva quello. E quello, secondo me, la sapeva lunga. Non c'è dubbio, signore. E come vanno le cose nelle stalle? Bene, signore. Regina si è rimessa dalla tendinite. Questa mattina ha sgambato in scioltezza. Ah. E nel pomeriggio arriva l'aereo con la biada dall'Irlanda. Ah, finalmente. Ogni tanto una buona notizia, sono proprio contento. Dov'è Zeffa? Zeffa! Ah, eccola là. Sì, signore. Che ci hai preparato oggi di buono, Zeffa? Ah, oggi, dunque oggi, niente. Ah, bene, e per secondo? Le ricordo che oggi è il primo giovedì del mese. Ah. E ti sembra una buona ragione per tenere i denti a riposo? Ma signore, questa sera la baronessa Sofonia Machado Calvoso tiene il suo incontro culturale. Lei stesso mi ha ordinato di confermare le loro presenze, signore. Ma come sta cacchio, ho potuto dimenticare? Beh, con un cervello come tuo è facile. Beh, a che ora ci aspetta la baronessa Strapogna lì? Su, via, via, via. L'appuntamento è alle 8, come sempre, signore. Beh, intanto cominciamo a toglierci le cozze di dosso. Le cozze? Sì, ci vuole una bella lavata dopo un viaggio. Ah, certo, certo. Il personale di toilette è già pronto. Oh, molto bene. Il programma, signori. Di cosa? Della serata. La baronessa l'ha fatto recapitare in giornata, come al solito. Grazie. Buon divertimento, signori. Ah, sei anche spiritoso. Nadigno? Sì, signore. Forza, sgomma. Sgomma, signore? Sì. Schiaccia il pedale, che non gli fai male. Sì, sì. Pedala, pedala.
Io mi chiedo come cavolo faranno i cuginetti a entrare qui dentro col cappello. Beh, magari se lo levano. Ah, già. Che ne dici di questa lampadina? Wow! Bello, eh? Chiedimi un po' che ore è. Perché? Chiedimi che ore sono. Che ore sono? Ehi, è proprio una gran bella cipolla. Questo segna sempre ore felici, amico. Lo credo. Allora, fa sentire il programma. Concerto per arpa solista eseguirà la contessa Sofonia Machado Calvoso. Ai, 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 e poi? Seguirà conferenza sul tema a che punto sono le ricerche per l'individuazione della nobiltà attraverso l'analisi del sangue? A che punto sono? Qua non lo dice. Incontro con la cucina tibetana. Ah, ora andiamo meglio. Cena a base di miglio. E che fanno? Ce lo danno nella gabbietta o ce lo mettono sul davanzale? Noi dobbiamo fare quello che farebbero i cugini se vogliamo agganciare la concorrenza, cugino. Già. Però c'è sempre il fatto che io mangiavo meglio quando stavo in bianco, cugino. Dai, cominciamo domani. Io me la voglio spassare un po' stasera. Buona idea, anch'io. Al diavolo quegli anemici che vadano pure a farsi spiccare. Ah, sì. Credo di conoscere il posto giusto. Nadigno? Signore? Al porto. Sì, signore. Vedrai dove ti porto. Te ne pare? Andiamo, 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 che vi è preso? Allegria, allegria, continuate, che è questo mortorio? Buonasera, signori, da questa parte, prego. Via, via, via! Un attimo solo, signori, e vi preparo il tavolo. Permetti. Accomodatevi. Allora, cosa vi serve? Qual è la vostra specialità? Oh, riso e fagioli. Per me va bene. Bene. Molto bene anche per me. Due riso e fagioli. Facciamo quattro. Ok. Facciamo otto. Otto? Stanno dietro questi. Ciao. Ciao. Salve, bellezza. Come va la vita? Bene, la tua? Un po' larga. Ce l'ha offrita una guardiente. Ma lo sai chi sono io? Io sono Bastiano Coimbra della Coroniglia. Io Azevedo. Marciamo solo a champagne. Meglio, giusto, allora. Champagne per tutti quanti, eh? Andiamo noi. È bellissimo. Sono incantevoli. Vi siete guadagnati il paradiso. Venite più spesso. Insomma, se non li avessi visti con i miei occhi entrare in un locale come questo, io non ci avrei mai creduto, mai. Ho letto da qualche parte di un tale con due personalità, ma qui si battono tutti i record. Altro che... Questo non mi sembra il salotto della baronessa. Forse sono in cerca di emozioni forti. Questa volta le hanno trovate. Su, parte, andiamo. Prego, signore. Torna più tardi, eh? Torna pure tu, eh? Questa sì che è vita. Gli ricchi questa roba neanche se la sognano. E neanche se la mangiano. Buonasera, Tango. È tutto pieno stasera. Ma per voi un posto lo troviamo. Ah, no, io voglio quel tavolo. Quello? Ma... quello è occupato. Ah, sì? Ho detto quello. Va bene, adesso vedo cosa posso fare. Ma che succede?
Succede, caro cugino, che quei tipacci vogliono il nostro tavolo, uh-huh. Ma il padrone pensa che sia un pretesto per fare qualcosa di cattivo. Questo signore sembra sia il più cattivo di tutti e gli mette paura alla gente. Il padrone pensa che egli possa farci del male se non gli diamo il tavolo. Non mi dire. Il signore è molto conosciuto nell'ambiente dei cattivi con il soprannome di Tango. Tango? Mm-hmm. Il fatto, caro cugino, che il signore cattivo si faccia chiamare Tango nel paese del Samba ti fa capire immediatamente che razza di stronzo sia. Ti sei fatto male, Tango? Addosso! Viene con noi? No, no, questo resta qui. Attento! Ehi, Tango, ma qui non ci sono. Guardate bene. Se cercate, ci trovate. Ok, ragazzi, questa volta... Gli sbirri, via! Ed è stata allora che i due autisti hanno dato l'allarme. Per quanto tempestivo l'intervento della polizia non lo è stato sufficientemente per catturare gli aggressori, i quali, vista la mala parata e approfittando dell'oscurità... hanno optato per la fuga. Invitato a riconoscere gli aggressori tra le foto segnalettiche, Antonio Coimbra ha sorprendentemente risposto di non essere un infame e ha tenuto a precisare come fosse inutile aspettarsi soffiate da parte sua. Impara, brutto cialtrone! Ma capo, io... Siete un branco di dilettanti! Io ho più di 30 anni di crimine alle spalle e non mi era mai capitata una vergogna del genere. Che ci hanno preso la sprovvista. Ah, tutti e otto.
Ma tu ci avevi detto che erano due moribondi. Non so che farmene delle tue scuse, Tango. E il committente tanto meno. Capo, non si ripeterà più. Questa volta me ne occuperò io personalmente. Dello stesso tenore le repliche del cugino Bastiano, che abbandonando la sua proverbiale riservatezza... È stato prodigo di rivelazioni per la stampa e ha mimato le fasi della lotta per i fotografi. Scioccante! Inaudito! Scioccante! Inaudito! I cugini Coimbra si sono impegnati per la completa ricostruzione del locale distrutto e a sopportare le spese per la degenza degli avventori rimasti contusi nella rissa. Una rissa? In un localaccio malfamato? Ma, dico, ti rendi conto? Ce li avranno attirati con un tranello. Un posto pieno d'ubriaconi, di peripatetiche. E con quel linguaggio, poi. Infame, soffiata. Ma dimmi tu con che faccia potrò mai ripresentarmi al mio club? Certo, è molto seccante. Temperamento magnificamente spontaneo. Ma non è affatto spontaneo. Quei due sono due furie scatenate. Non potevamo sperare che fosse il duca di Edimburgo a sostituirci. Oh, certo che no. Ma questi signori, secondo la mia opinione, stanno cominciando ad esagerare, non trevi? Cercano di salvare la vita, cugino. E purtroppo lo fanno alla loro rozza maniera. Non avevamo scelta. O rinunciare all'affare... Questo a... mai! O affrontare noi due quei tipacci. Ci stiamo completamente rovinando la reputazione, cugino. Io spero solo di aver esagerato nel valutare i pericoli. Chi è? Il cameriere, signore, le camomille. Buongiorno. Cos'hai, la lombaggine? No, sì. E allora sta dritto. Sì, signore. Buongiorno, signore. Ciao. Signore, ho saputo dai giornali dell'incredibile incidente di ieri sera. Oh, non è successo niente. Ma... a noi. Niente. La colazione sarà servita immediatamente. Oh, buona idea, ragazzo mio. Ciao. Ciao. La colazione per il signor Bastiano Joao Coimbra della Coronia e Acevedo. E la colazione per il signor Antonio Coimbra della Coronia. Ehi, dagli un taglio e porta la roba. Che cosa c'è, signore? Cos'è questa roba? Ah, la sua colazione, secondo le dosi decise dal suo dietista. Sono io il mio dosista, le decido io le mie razioni, chiaro? Certo, signore. Queste da lei, canarini, se non si offendono. Sì, signore. No. Qualcosa? Bene. Posso esporvi il programma, signori? Se fa schifo come quello di ieri sera, lascia perdere. Il programma della giornata. Il programma? Sì, certo. Grazie, signori. Orbene, alle ore 11 visita alla piantagione di banane. C'è l'inizio del raccolto. Un caschetto di banane verso le 11 me lo faccio volentieri. Tutto qui? Alle 16:30, signore, lei ha la seduta dal professor von Eisenburg. Da chi? Lo Stritta Cervelli. Ah, già.
E lei, signore, alle 17 deve recarsi a fare visita a donna Olimpia Chavez nella sua villa in collina, al laghetto delle ninfee. Donna Olimpia? Donna Olimpia, la ninfea. Ah, già. Ce l'ho di così da dirle a quella. Faccio preparare la carrozza. Che faremo senza di te, vecchio formaggio? Ah, sei la fine del mondo, sei. Posso ritirarmi ora? Sì, certo, puoi andare. Ecco, tutti, sparite tu. Ritiratevi. Grazie. Buongiorno signore. Lo sai, non è mica difficile fare i ricchi. No, no, a me mi riesce benissimo. Sono completamente irriconoscibili dal giorno in cui sono tornati dal loro viaggio negli Stati Uniti. Lo sai che Antonio ha anche imparato a suonare il sassofono? Incredibile. E Bastiano mi ha ordinato di comprargli un windsurf. Cos'è? Uno di quegli strani affari per scivolare sull'acqua aggrappati a una vela. Ha detto che gli serve perché vuole tenersi in forma. Bastiano. Incredibile. Di un po', dove ti hanno raccattato quelli dell'agenzia? In un dormitorio pubblico, immagino. No, in un locale jazz a New Orleans. E che ci facevi, le pulizie? Ero in libertà vigilata, mi facevano uscire ogni tanto per andare a suonare il sassofono, così, per fare qualche soldo. E quando eri a piede libero? Ah, beh, ho fatto un po' di tutto. Sono stato anche qui, in Brasile. A fare che? Facevo il cercatore di diamanti lungo il Rio Negro. Non hai l'aria di averne trovati molti. Non ne ho trovati proprio, era diventato un incubo. E tu che facevi per guadagnarti la minestra? No, un po' di tutto anch'io. Ma il mio vero mestiere è il cascatore. E da dove cascavi, dal seggiolone? Ah, sono uno stuntman. Oh. Se serve uno che deve buttarsi da un ponte, se c'è da volare in un burrone con la macchina in fiamme, chi è che chiamano? Chi è che chiamano? Elliot Vance, il migliore. Oh. È un lavoro pericoloso. No, se conosci il mestiere. E tu lo conosci? Modestamente. Mica sembra. Ah no, eh? Ferma qui. Sì, signore. Allora, hai capito? Quando arriva il galoppo davanti a te, tu fai finta di spararmi un colpo. Bang! E vedrai che ti combino. Vediamo un po'. Pronti? Riposa in pace se ti riesce. È ferito, signore. No, no, non è niente. Sto bene, sto bene, ok. Tutto a posto, neanche un graffio. Visto? Era una caduta da $500. Ah, e non ti sei mai rotto la testa? No, mai, te l'ho detto, sono il migliore. A proposito di testa, sta in campana con lo strizzacervelli. Che c'entra lo strizzacervelli? Io li conosco, quei tipi. Ti fanno parlare dei cavoli tuoi e nel frattempo scavano. Scavano dove? Nella tua mente, nel tuo passato, nel nostro passato. E vista la faccenda dei sosia e dei $2 milioni... Beh, debole di testa come sei, non vorrei che tu cantassi come un fringuellone. Ah, ma quanto sei spiritoso. Dai, monta. Capo? Sì? È fatta, l'ho assassinato. Sei bravo. Al primo colpo è cascato come un fico sfatto. Sì, devo riconoscerlo, sei infallibile, Tango. L'hai detto, capo, il mio occhio non perdona. Dai un'occhiata. Ah, bello. Io, bang, 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 lui caduto, fico sfatto.
Il signor Antonio Coimbra della Coronia. Io ci vedo. Grazie, bellezza. Mio carissimo Antonio. Come va? Noto con piacere che il tuo tono muscolare è notevolmente aumentato. Sì, stavo piuttosto in casa. Ed mi hai riposato bene in questi ultimi giorni? Oh, beh, non mi lamento, non mi lamento. Prego, siediti, Antonio. Grazie. Bostordo. Hai avuto ancora quei terribili, angosciosi incubi? Beh, quelli proprio no, però... Però? Faccio un sogno strano. Sogno che sto setacciando sabbia sul Rio Negro. E setaccio, e setaccio. Tipico. Eh? È una chiara sintomatologia della tua immagine inconscia. Ah, ecco cos'è. Certo. È tipico. Sicuramente un ritorno all'infanzia, quando giocavi sulla spiaggia con secchiello e paletta. E il setaccio? Certo, il setaccio. Vedi come gli elementi affiorano via via. Eh sì, è vero, stanno venendo a galla. Regrediremo fino alla tua infanzia, Antonio. Dagli impulsi primordiali alle frustrazioni più nascoste. Noi scaveremo, io scaverò per te. Se tu sapessi per quanto tempo ho cercato qualcuno che scavasse per me. Si fa pure aspettare questa. Oh, mio casto sentimento. Oh, anima mia, gioite, poiché il mio Edo è qui a rallegrare il mio spirito, a placare la mia sete di bellezza. Dove sei, Olimpia, grandissima figlia? Dell'amore. Dell'amore. Dalle tue caste labbra è dunque sfuggita una dichiarazione d'amore, mio cantore. Sì, è vero, mi è sfuggita dalle caste labbra, Olimpia. Oh, mia vita, sei tu qui dunque, per la gioia dei miei occhi e del mio essere tutto. Ah. Che c'è, non ti senti bene? Oh, mio platonico amico, non si disse che mai le labbra tue mi avrebbero sfiorato. Ah, sì, si disse, ma il fatto è che tu mi ammandrillasti e persi il teschio. Ah. Ah. E dunque il giorno dell'ardire, questo? Eh sì, si è fatto giorno. E allora oggi è il giorno. Anzi, il gran giorno. E Proust, Joyce, Whitman e tutta la brancata. Loro sono solo parole, meravigliose parole. Ma la vita è anche sangue, carne, muscoli. Soprattutto muscoli. Dove sei? Bastiano. Bastiano mio. Allora? Sì, 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 sì. Tipico. Il profilo del tuo inconscio si delinea con tipicità straordinaria. Questo nuovo elemento del sassofono poi si inquadra perfettamente. Si inquadra, eh? Assolutamente. Ma c'è qualcosa che ancora non vuole emergere. Ah no? E come facciamo? Con l'ipnosi. Guarda questa penna, Antonio. Guarda questa penna con intensità, con molta intensità. Concentrati di più, di più, di più, di più. Tu ora sei molto tranquillo e molto sicuro. Chiudi gli occhi, Antonio. Tu adesso dormirai, dormirai molto profondamente, perché sei tranquillo, tranquillo, tranquillo e rilassato. Dormi, piccino, dormi. Puoi sentire la mia voce, Antonio? Sì. Adesso io ti farò delle domande e tu risponderai. Perché tu vuoi rispondere. Tu vuoi dirmi tutto quello che io voglio sapere, vero, Antonio? Sì. Tu stai per firmare un contratto e concludere un affare. Non è vero? Sì. Io voglio sapere tutto di quel contratto, Antoniuccio. Io voglio sapere tutto ciò che farai fino al giorno in cui firmerai. E tu mi dirai tutto.
E a te che te ne frega? Cosa hai detto? Ripeti, Antonio. E a te che te ne frega? E adesso comincia a parlare te. Io faccio le domande e tu rispondi. Ecco, vieni qui, coraggio. Comincia a scioglierti la lingua, eh? Che te ne frega a te del contratto? Che te ne frega di quello che faccio? Che te ne frega di quando lo firmo? Che te ne frega? È la normale terapia. Ah, sì, te la do io la normale terapia. Ma la mia terapia, dai. Ci deve essere un malinteso, Antonio. Non c'è nessun malinteso. È tipico del bastardo che viene a galla. Allora, tu stai scavando nei cavoli miei per conto di qualcuno. Dimmi chi è. Te lo dico, ma non mi percuotere. Distanti nativi, quando a me al fin giungete. Ah, siete già qui ora. Datemi adesso soltanto libidinose gioie. Datemi il succo delle mie passioni. Datemi vita rozza e materiale. Ti ricordi, amore mio? Questi sono i versi del tuo cantore preferito. Vuoi dire che Elton John ha scritto questa roba? Ah, tesoro, sei deliziosamente faceto. Lo sai benissimo anche tu che quelli sono i versi del nostro divino Whitman. E anzi, dimmi, è lui che ti ha scatenato la passione oggi. Dimentichiamoci del passato. D'ora in poi avrai davanti un nuovo Bastiano. Dovremo recuperare tutto il tempo perduto, non credi, amore mio? Altro che. Ehi, tu. Documenti, svelti. Polizia vera. Vi conviene seguirci. Ma chi siete? Per chi lavorate? Lo vedrai da solo. Sali in macchina. Ok. Non sulla tua, sulla nostra. Ehi, ma... Bene. Fermo. Tanto non mi scappi, bastardo. Seguiamolo! La chiave! Si è fregato la chiave! Metti a folle, togliamo la macchina di qua! Scusate! Prendiamolo, presto! E presto, presto! S'è fregato la chiave. Stacca la spina, devo parlarti. È l'ora del bagnetto, tutti in piscina. Ehi, hai sentito che roba? Lo sai che hanno cercato di fottermi? Stai scherzando? No, non scherzo affatto. Andiamo in un posto tranquillo, ci deve essere una spia in casa. E poi che è successo? L'ho agguantato per il collo, l'ho sbattuto sulla branda e gli ho dato una bella stiratina. E lui che ha detto? Ha detto che doveva scavare dentro di me, altrimenti scavavano dentro di lui con un martello pneumatico. E tu che gli hai detto? Gli ho detto che io con il martello pneumatico mi ci pulisco le unghie. Delicato, molto delicato.
E com'è finita? Deve consegnare al contatto la spiata con le mie risposte domani alle 12. Dove? E dov'è adesso lo stessa Cervelli? L'ho messo in un posto sicuro. Guarda! Fai il bravo. Dimmi a chi devi portare questa informazione. Non lo so. Ehi, amico, dov'è il direttore? E noi. Aspetta, questo lo sa. Scusi, dov'è il direttore? Grazie. Allora? Ha detto che il direttore è nel suo ufficio, in fondo al corridoio, la seconda porta dopo il cesso. Ma sei sicuro di aver capito bene? Ah, non ti preoccupare, io questi libri li leggo a occhi chiusi. Che stai facendo? Vorrei farmi una cultura. Dai, prima andiamo dal direttore e poi studi. Sta qua dentro. Ehi, amico. Amico. Ehi. Su, forza, amico, è arrivato il postino. Guarda che c'è. Oh, salve. Tutto a posto, cara. Brava. Ma prego, cuginetti Coimbra, sedete. No, grazie, siamo passati soltanto per darle questa. Ci vediamo. Allora, vogliamo mettere le carte in tavola? Ma voi non avete carta da giocare. Vi è rimasta solo quella igienica e credo che vi servirà tutta. Ha ragione. E come no? Sì? Passami il capo, bellezza. Subito. Che cavolo vuoi? È arrivata la posta, capo. Me l'hanno portata i moribondi in persona. Cosa? Tacco, c'è un'altra delle tue fesserie. No, non è una fesseria, capo. Li ho qui davanti a me. Com'è vero che mi chiamo Tango? Portali da me domattina. Qua giù nessuno li sentirà urlare. Ok, capo. Signori, il capo vi invita a passare il weekend da lui. Ah, tu sei libero? Quando? Domani? Sì. Accettiamo. Però vengono anche loro. Ma certamente. Su con la vita, cuginetti Coimbra. Il peggio ormai deve ancora arrivare. Oh?
Ehi, chiudi il finestrino. Fa caldo qui, non si respira. Ma sì, lasciatelo respirare. Sono le ultime boccate. Brutto figlio di puttana. Andiamo. Sì, andiamo. Ce l'hanno con noi, continua. Infilati in quel parcheggio e falli passare. Ok, tanto. Lasciate parlare me. Se voi due aprite bocca, vi sgozzo. Buongiorno, agente. Chiudi il becco. Ehi, tu. Ma, signor agente. Tappati la bocca, ho detto. L'hai fatta grossa, amico. Forse lei ha frainteso il mio saluto, agente. Ah, è così che saluti, eh? Scendi. Togli tu il piedaccio. Sono Bastiano Coimbra della Coroniglia. Io Azevedo. Oh, e quello è mio cugino Antonio. Tony, vuoi salutare questo agente così gentile? Oh, salve, agente così gentile. E dai, fammi passare. Ah, i cugini Coimbra. Ma sì, certo. Sono i cugini Coimbra, c'è stato un equivoco. Sono veramente desolato, agente, che lei abbia frainteso. Forse è stata colpa mia. No, che dice, signore? Sono io ad essere dispiaciuto. Ma voi capirete. Ma certo, di questi tempi, Dio che tempi. Già. Pensi alla coincidenza, stavamo andando proprio alla scuola di polizia. Davvero? Sì, volevamo fare omaggio agli allievi di 5.000 biglietti per la partita di domenica. No, dico 5.000 biglietti. 5.000? Sa, tutto lavoro e niente spasso, il morale scende in basso. Oh, com'è vero, signore? Quei ragazzi lavorano duro, sapete, molto. Lo sappiamo, lo sappiamo. Se volete, vi scortiamo noi alla scuola di polizia. Oh, grazie, molto volentieri. Certo. Non sarebbe chiedere troppo di poter salire sulla vostra macchina? Beh, certo, certo, perché no? È sempre stato il sogno della mia vita, salire su un'auto della polizia da incensurato. Accompagniamo i signori Coimbra alla scuola di polizia. Tu sali qui. Prego, da questa parte, signori. Giocondo, seguici. Sì? Non si abitui a passare col semaforo rosso, eh? Certo che no, agente. Congratulazioni, colonnello, molto efficienti. Anche troppo. Grazie ancora, signori, a nome degli allievi della scuola. Oh, è stato solo un piccolo omaggio. Vorrei pregarla di una cortesia. A sua disposizione. Mi piacerebbe che i nostri ragazzi prendessero visione dei vostri sistemi di addestramento. Oh, sì. Ma certo, con estremo piacere. Mi raccomando, ragazzi, fate tesoro di ciò che vedrete. Già, e specialmente tu, Giocondo. Lo sa che è successo a questo ottimista? Si è fatto rubare una macchina sotto gli occhi. Una limousine tale e quale a questa. Gli faccio visitare la scuola. Sì, signore. Da questa parte, signori. Andate, andate. Prego. Laggiù abbiamo le celle di sicurezza. Oh, bene. E da quella parte il poligono di tiro. Oh. Gli allievi si allenano finché non hanno raggiunto 98 centri su 100. Oh. Beh, colonnello, è stato un vero piacere. Non saprò mai come ringraziarvi, signori. No, no, siamo noi che dobbiamo ringraziare la polizia. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederla. Forza, ragazzi! Muoversi, muoversi! L'abbiamo sfangata. 392713. Adesso dai i numeri? È il telefono del capo. Che? Sì, l'ho visto quando Tango l'ha chiamato. Osserva bene, Giocondo! Arrivederci! Thank you.
Ma proprio su un'isola doveva abitare quel bastardo. Eh già, lo credo che nessuno ci avrebbe sentito gridare. Molto? Un'oretta e saremo di ritorno. Ok. Ma quante mani hai? Ma che cavolo stai dicendo? Io esco e ti aspetto, va bene? Anch'io. Ecco, brave, andate che poi arrivo, eh. Aiuto, aiuto. Ah, una volta che mando in pasta agli squali. Zitto. Zitto. Chi siete? Chi siete? Cosa volete? Il nome del mandante. Il mandante? Quale mandante? Non capisco di cosa parlate. Di quello che ti ha ordinato di fare la festa ai Coimbra. Io non so chi sia. Dici il nome o affoghi. Io non so chi sia, lo giuro. Non l'ho mai visto in faccia. L'ho incontrato una volta soltanto, di notte. Avevo un mantello nero, il bavero alzato e un cappello in tu testa. Tu lavori per questo spaventapasseri? Beh, sì, mi ha pagato. Quanto? $20,000. Ah, mica male però. E tu dove lo chiami? Non lo chiamo io, è lui che chiama per telefono. Parla con voce rauca, potrebbe essere chiunque. Non si può dire che gli ispiri molta fiducia. Giuro che è la verità, lo giuro. Ehi, se lo spiaggione dice la verità, possiamo pure dire addio allo straordinario. Ancora non è detto. Adesso vieni con noi due, Con voi, perché? Che mi volete fare? Non ti preoccupare, vieni con noi. Io non so niente, ti giuro che non so niente. Buono. Unico. È veramente unico. Senti questa strofa, Antonio. Oh, certo, con piacere. Soffino pure i venti del nord. Nasca il giorno o cali la notte. A casa o sui fiumi e montagne lontane. Cantando ed obliando il passare dal campo. Mentre noi due stiamo insieme. Ah, toccante. Chi è? Permesso? Sì, avanti. Il giornale di Rio, sì. Grazie. Novità? Vediamo. No! Oh no! No? I cugini Coimbra legati alla malavita? I cugini Antonio e Bastiano Coimbra hanno gozzovigliato fino alle prime ore del mattino in compagnia del più famigerato boss della malavita di Rio. I due magnati non hanno neanche tentato di sottrarsi alla curiosità dei fotografi. Il locale, Bacco, Tabacco e Venere riapriva i battenti dopo le vicende giudiziarie che portarono alla sua chiusura. Nel fengo, siamo finiti nel fengo. Immortalati sotto braccio a delinquenti incalliti, noi, i Coimbra della coronia. Iasevedo. Oh già, Iasevedo. Volevamo due agnelli da dare in pasto alle tigri, invece sono loro due tigri. Questa è la fine, cugino, è la fine. È gravissimo, cugino. Nessuna società rispettabile vorrà più concludere affari con noi. E che cosa dovremmo fare, secondo te, cugino? Dobbiamo tornare a Rio subito. A Rio? Anch'io? Non abbiamo scelta. Appena arrivati a Rio, liquideremo quei due selvaggi e indiremo subito una conferenza stampa dove spiegheremo tutto. Hai detto tutto? Ho detto tutto. Le minacce, gli attentati alle nostre vite, l'idea di ricorrere ai soci. Sì, saremo nell'occhio del ciclone per un po', ma poi loro torneranno ad essere loro e noi torneremo ad essere noi.
I cugini Coimbra della Coroniglia. Di Azevedo. Non si preoccupi, mister. Noi siamo mercenari. Non ci interessa chi ci paga, ma solo quanto ci paga. Il denaro è nella valigetta. E il resto? Quando la missione sarà compiuta. A quando l'attacco? Lo saprà domani. C'è altro? Sì, li voglio vivi. Devo farli parlare. Ok, mister. Io non riesco a capire, scusa, ma quando cavolo sono partiti? Ieri notte li abbiamo portati a casa e messi a letto alle 3 del mattino. Erano talmente ubriachi che non si reggevano neanche in piedi. Già. Ehi, stanno arrivando. Buongiorno, signori. Buongiorno, signori. Passata la sbornia, signore? La sbronza, è passata? E quella cos'è? La vostra macchina, signori, la vostra macchina, con le modifiche che ci avete ordinato di apportare. Testata abbassata, cerchioni in lega leggera, gomme larghe e doppia turbina con super compressore. Fa 12.000 giri, da 0 a 200 in 7 secondi. È una vera bomba, signori. Fatela riverniciare immediatamente. Bianca, ovviamente. Che vuole? Ti licenzi? No, signore. E allora andiamo? Subito, signore. Subito. L'aperto. Sì, signore. Andiamo in villa, signori? No, alla fazenda di San José. Ci lasciate lì e tornate subito in villa. Sì, sì. Solo caffè nero per me, tanto caffè. Ecco, caffè nero anche per me, però ci inzuppo pure un paio di salsicce, sbrigati. Bene, signore. Buongiorno, signori. Novità? Ho solo una telefonata per il signor Bastiano. Donna Olimpia Chavez. La signorina la informa che il tema del prossimo salotto letterario sarà amore o morte. L'eterno dilemma. Ma dov'è il dilemma? È meglio l'amore, no? Mi scusi, signore. Che cosa c'è? C'è un tale che dice di essere lei. Pronto? Sì, come stai, scansapericoli? Sì, la solita voglia di scherzare, vero? Già. Sì, sì, è qui davanti a me. Ti saluta Elliot Vance. Quello sì che è un dritto. Come te la passi a New York? Che? Ehi, amico, cerca di stare calmo, eh? Se l'abbiamo fatta avevamo le nostre ragioni. Come, ci siamo andati pesanti? E che ci frega, sono cavoli vostri. Sì, ho capito, ok, va bene, ci vediamo e bye bye. Allora? Facciamo una gita. E dove? Alla fazenda di San José. La fazenda di San José, signore? Ma è praticamente abbandonata, senza personale. C'è un totale disordine. Ti dispiace chiudere il becco, amico? Sì, signore. Grazie. La vostra macchina, signori? Ah, molto bene. Prego, signore. Guarda un po'. Non ci posso credere. Chi vi ha detto di ridurla così? Lei, signore, all'aeroporto. Sei ammattito. Ci siamo svegliati adesso, andiamo a San José. Dove? A San José, signore? Sì. Ma io... noi... ci sembrava di avervici già portati. Dio può, hai bevuto? No, io... no, signore. Sedetevi dietro, guida lui. Sì. Thank you.
Villa Coimbra. No, mi spiace, sono usciti poco fa. Alla fazenda di San José. Sì, prego, non c'è di che. Insomma, secondo voi, dovevamo farci ammazzare per farvi fare una bella figura al club del golf? Non diciamo questo, signor Vance. Ma c'era proprio bisogno di farsi fotografare sotto braccio a un famigerato gangster e a delle peripatetiche? Oh, andiamo, andiamo, non è mica la fine del mondo. Il problema è un altro. Lui e io abbiamo fatto un lavoro superlativo. E sai perché? Per cominciare, capobanda è finito nella merda. E poi anche il sicario, come si chiama? Tango. Tango è finito nella merda pure lui. Ma la cosa più importante è che il mandante è affogato nella merda, chiaro? A parte l'orrendo fetore che lei sta sollevando, è chiaro, signor Wonder. Oh, meno male. Credo sia inutile continuare questa discussione. È evidente che vediamo la cosa da prospettive diverse. Se la commedia è finita, voi scucite la grana e noi caliamo il sipario, giusto? Mm-hmm. Sì? Maledetti Coimbra. Ah. Parli un po' più forte. Maledetti Coimbra. È per te, Basti. Per me? Sì, è per te. Ma... Bastiano Coimbra all'apparecchio. È arrivata la tua ora, Bastiano Coimbra. Ma lei chi è? Che cosa vuole? Estinguerò la vostra dinastia. Come dice, scusi? Mi schiaccerò con le mie mani. Pronto? Pronto? Ha riattaccato. Ma chi era? Il pazzo criminale che ci vuole morti. Oh? Estinguerò la vostra dinastia. Oh. Così ha detto. Estinguerò la vostra dinastia. Ah. Vieni. Senti, chi sapeva che eravamo qui? Gli autisti, tanto per cominciare. No, troppo simpatici per fare soffiate. Anche il segretario ha già tentato di farmi morire di fame una volta. Quello è un imbranato, non saprebbe da che parte cominciare. Beh, il maggiordomo. Il colpevole è sempre il maggiordomo. Oh, ma andiamo, il vecchio Bernardo ci ha visti nascere. Forse vuole anche vedervi morire. Ma è semplice, è l'uovo di Colombo. Angel? Bastiano Coimbra all'apparecchio. Ha telefonato qualcuno per me da quando siamo usciti? Ah, grazie. Grazie infinite, Angel. Beh, allora? No. Su. Vediamo se hai una bella calligrafia. Non ho ferrato, prego. Facci gli assegni. Sì, ma non potremmo rialzare il sipario? Tu intanto firma. Oh. Mm-hmm. Oh. Oh. Americano? Già, è bello grosso. Ma sono dei soldati? No, sono cavoli amari. Ma chi sono? Mercenari, se non li conosco io quei bastardi. Oh! Bene, visto che lei conosce quei signori, vuole essere così gentile. Oh, andiamo, quelli sono venuti qui per farvi a pezzi. Che possiamo fare? Il segno della croce. Andiamo. Ehi, Coimbra! Sappiamo che vi nascondete lì! Chi siete? Il comandante Van der Bosch! E i suoi mattini! Che cosa volete? Vogliamo voi, Coimbra! O venite fuori o vi seppelliamo sotto le macerie della casa! Dateci 2 minuti per decidere! D'accordo, 2 minuti! Non un secondo di più! A partire da adesso! Sentite, se usciamo tutti e quattro, quelli fanno secchi tutti e quattro. Se usciamo io e lui, fanno secchi noi e voi risparmiate 2 milioni di dollari. Ma noi non siamo fessi. No.
Ora, se uscite voi due, fanno secchi voi. Ma io e lui andiamo in bianco come la neve. Se esci tu insieme al cuginetto, fanno secchi voi due. Il che vuol dire che io e il cuginone la spanghiamo. No, non mi suona. Ma se usciamo io e il cuginone, fanno secchi noi due, tu e il cuginetto la sfangate. Questo è già meglio. No, è peggio. Aspetta, ho trovato. Il cuginetto e il cuginone ci firmano gli assegni e poi escono. Ma che bel cervello che hai! Ma in questo modo noi perdiamo il denaro e soprattutto le nostre vite. Ma come siete attaccati ai soldi? Imbra, i due minuti sono passati! Stanno sparando a sangue. Già, allora devono prenderci vivi. Toglietevi di lì, vi uccideranno! Cercate il fuoco! Spara, comandante Brioche! Spara, sono un coimbra della colonia! Iasevedo! Iasevedo pure! Spara, buffone! Non ho paura di te e dei tuoi bassotti! Adesso noi che atteggiamento dovremmo assumere? Ce li avete dei calzoni così? Vuol dire di lino? Sì, penso proprio di sì. Okay. Beh, metteteli alla svelta. E buttate via l'anello, la giacca e la cravatta. Sì. Ho capito. Non volete far sapere al nemico che siamo in quattro qui dentro. Ecco. Andiamo adesso, coraggio. Muoviti. Sì. L'ho sempre detto che il mio socio è più dritto del tuo. Per l'ultima volta, Coimbra! Uscite! O scateno i miei mastini assetati di sangue! Sto bene così? Sì, sta benone, I capelli. Cosa? Ah, sì, certo. Vi sarà capitato di gonfiare qualcuno, no? Signor Wonder, io sono stato educato in Svizzera. Io non mi sono mai accapigliato in vita mia e l'unica volta che ho alzato la voce è stata all'età di 5 anni per via di certe fragoline. Apocalisse, vetriolo. Siete soli, c'è altra gente con voi. Andiamo a prenderli. Vivi! Cobra, pitone, anaconda, strisciate dietro la casa. Voi due sopra, voi da quella parte e gli altri con me. Scendete dietro, comandante! No, non osate, sono Antonio Coimbra della Coronia, Aglio e Azevedo. Ecco, tenga. E io la mordo. Scioli, salvaggi. No! Oh mio Dio! Non ci provare con i Coimbra. Su, entra, morbidone. Ma che maniere! Sei fregato, via! Ma chi? Io! Dove è andato? Bel colpo! Ehi! Sparisci!
Sì. È mia! La vuoi tu? Tienila! Complimenti, Elio. Su, andiamo. Così? Vieni qui! Qui! Ti voglio qui! Alza i tacchi! Scivola via! Dove vai? Vieni qui! Bravo! Guarda, guarda come si fa, dai, prova il coraggio. Ecco, su, prova, avanti, su. Vai. No, ma no, così, così. Avanti, su, ecco, riprova. Sì. Prova un'altra volta, dai, coraggio. Forza. Oh. No. Così. No. Fuori. E tu dentro. Sì. Ah! Si è sciolto. Niente male, Basti. Forza, andiamo. Oh, scusa! Oh, scusa tu! Santo cielo! Fuggiamo di là! No, no, no! Meglio di là! Oh, di qua! Spostati! Sì. Tutto a posto! Sì, sì, ho capito. Allora, buffone, chi è il mandante? Pronto, pronto, qui Van der Bosch. È in ascolto, mister. Ascolto, comandante. Li abbiamo presi, sono qui davanti a me. Vivi, spero. Sì, molto vivi. Li troverà qui nella casa, legati come due salami. Ben fatto, comandante. Li lasci a me adesso, lei può andare. Il suo lavoro è finito. Ok, mister. Pronto, Angel? Mandaci la nostra Rolls qui a San José. Sì, alla svelta. Eccolo, sta arrivando. E noi cosa facciamo? Sparite.
Sì, via, via. Ciao. Ma che succede? Però senza baffi viene molto meglio. Io non ho niente contro di te, mi devi credere, amore. È con quel mostro che ce l'ho. Sì, quel mostro, quel piragna feroce e affamato. Sei stato tu. Tu hai rovinato mio padre, l'hai completamente distrutto, lo hai costretto a scappare e io ti odio, calma, brutto calma, vampiro, calma, squalo. Come si chiama la Whitman? Oh, sì, Whitman. No. Tuo cugino è un mostro orripilante. Una schifosa sanguisuga. Senza anima, senza... Questo è troppo, donna Olimpia. Adesso basta, senza... basta. Ah. Ma è svenuta? Parrebbe di sì. Dai, dammi una mano, brutto piragna. Lumacone sfrattato. Ma sai una cosa? Ha ragione, sei un balordo. Ah, già, scusa. La sai una cosa? Ha ragione, sei un balordo, cuginone. No, questo non è vero. Sono io il derubato. 2 anni fa entrai con altri soci in un'operazione finanziaria piuttosto ardita, ideata dal padre di questa graziosa invasata, il quale un bel giorno prosciugò le casse della società e fuggì. Dicono a Parigi? Con una ballerina di samba di dubbia moralità. Ah beh, mica fesse il vecchio, eh? Quella canaglia avrà convinto la folla che tutto sia avvenuto per causa mia, ed eccone le conseguenze. Se le cose stanno così, basterà spiegarle la verità. Se se ne occuperà Bastiano, io sono sicuro che a lui crederà. Solo cerca di farti trovare in forma quel giorno. Lo farò senz'altro. Va bene, d'accordo. Allora, adesso scrivi. A chi sei lecito? La firma sugli assegni. Oh. Oh. No, sta tranquillo, è la Rolls Royce che è venuta a prenderci. Su, coraggio. Certo. Avevamo detto 1 milione, vero? 1,5 a testa. Oh già, obliavo. Ehi, andiamo subito a mangiarci questi soldi, se no rischiamo di diventare come quei due. Salve ragazzi! Caro Vinicio! Sai, cugino, ho deciso di praticare della boxe come sport. Già, e io abbandonerò la mia dieta immediatamente. Andiamo in villa, signori? No, adesso ci accompagnate all'aeroporto. Poi appena siamo partiti tornate qui a prenderci e ci portate a casa, chiaro? Sì, certo, 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 chiarissimo, come sempre.